Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax ed in questo video andrò a riassumervi tutti i voti in Dado Critic dalla A alla Z di questi primi 6 mesi del 2019. Come suppongo oramai sappiate, è da un anno e mezzo circa, da inizio 2018, che assegno i voti in dadi, dall'1 al 6, dove 1 rappresenta l'insufficienza grave, un videogioco brutto, anche rotto, se vogliamo, per certi versi, e dove il 6 su 6, che rappresenta il massimo, non significa, attenzione, 10 su 10, 6 su 6 non significa necessariamente capolavoro, questa è una cosa molto importante, 6 su 6 significa semplicemente must have, che in senso generale fa le cose che deve fare, fatte veramente bene, te lo consiglio assolutamente ad occhi chiusi. Prima di iniziare questo video, ovviamente, è opportuno specificare un paio di cose importanti. La prima è che chiaramente saranno presenti solamente i videogiochi che ho giocato in questo inizio d'anno. Questo significa che ci saranno dei grandi assenti e questo significa anche che ci sono pochi voti bassi. Cioè, mi spiego meglio, ci sono determinati videogiochi che non mi hanno interessato subito, non li ho comprati, poi si sono rivelati dei videogiochi, a quanto pare, bruttini, e quindi successivamente non li ho comprati, non li ho proprio provati. La seconda ed ultima cosa da precisare prima di buttarci in questo viaggio, proprio in virtù del fatto che saranno presenti videogiochi solamente che ho giocato in questi 6 mesi, i voti si differenzieranno, diciamo così, tra voti definitivi e voti provvisori. Perché ovviamente il discorso dove sta? Se un videogioco l'ho portato a termine, ha il voto definitivo, quindi avrà il voto rosso. I videogiochi che invece ovviamente magari li ho giocati ma non li ho finiti o magari non ho avuto il tempo di giocarci adeguatamente avranno dei voti gialli, che quindi sono dei voti provvisori, che significa che possono cambiare nel tempo, magari quando ci giocherò di più, magari quando il videogioco verrà portato a termine, magari sono dei voti assegnati a videogiochi che sono in divenire, ok? Tutta questa tipologia di giochi qua avrà dei voti gialli, che quindi sono per me indicativi per farvi capire la qualità che ho percepito del gioco, ma per onestà intellettuale li metto gialli per dire che non sono definitivi, appunto. Spero, insomma, che il discorso generale si sia compreso. Bene, detto questo direi che ho chiacchierato fin troppo e direi di iniziare e buttarci in questo viaggio in questi primi 6 mesi del 2019 videoludico dalla A alla Z. Iniziamo ovviamente da Anthem, il flop clamoroso di Electronic Arts e BioWare. Un videogioco che chiaramente ha il voto giallo, provvisorio, perché io ho avuto modo di giocare solamente le 10 ore di prova di Origin Access. E scusate davvero se questo voto è parziale, però veramente, dopo quello che ho visto, di comprare il gioco non ne ho nessuna intenzione. Ma rimaniamo in casa Electronic Arts e passiamo al suo più grande successo di questi primi 6 mesi, Apex Legends, che si becca il massimo dei voti e il Dado Bax Approved. Apex Legends è stato davvero una sorpresa incredibile. Come io stesso ho definito, Apex Legends è il Battle Royale per chi non apprezza il Battle Royale, un videogioco che va a portare tutto lo stile di Respawn Entertainment nel mondo dei Battle Royale, tutta la sua esperienza, tutto lo stile di gioco, con una giocabilità stellare che rivoluziona in un certo qual senso il genere e che dal mio punto di vista merita davvero l'eccellenza. Veramente, che cosa deve fare una grande software house come Respawn più che fare un AAA free to play, non pay to win, di qualità eccellente? E veramente, ragazzi, ve lo dico con il cuore, io non vedo nessuna motivazione per cui una persona non debba provare Apex Legends. E passiamo ad Ashen, un Souls-like con grafica in low poly veramente molto apprezzabile, che va ad ibridare la formula da gioco di ruolo, diciamo relativamente classica, con appunto un combattimento in stile Souls. Un videogioco molto apprezzabile che, come potete vedere, è al voto provvisorio semplicemente perché è uscito in un periodo che io stavo aspettando un altro videogioco, Souls, e chissà quale sarà, insomma. Che vedrete in questo stesso video e che capirete perché purtroppo ho dedicato poco tempo ad Ashen.
E arriviamo a Days Gone, voto 5 su 6 col dato Bugs Approved. Un videogioco che mi ha stupito, letteralmente, avevo aspettative veramente basse su questo gioco. Sembrava quasi dover essere il The Last of Us dei poveri, dai, diciamola in questa maniera. Invece si è rivelato essere un videogioco assolutamente derivativo, con già tutto visto, per carità, però in senso assoluto veramente godibile, fruibile, e con quelle poche novità che presenta, che sono veramente divertenti. Una su tutte, le orde. Personalmente ho apprezzato tantissimo anche la storia, anche i personaggi, la scrittura dei personaggi, di una qualità più elevata rispetto a quello che non possa sembrare inizialmente. Davvero un bel gioco. Eternal Castle Remastered, voto 3 su 6 ma con il dato Bugs Approved. Un videogioco che potremmo dire che è autolimitato dal suo limite tecnico, diciamo, che ha, cioè questa scelta di presentarsi in CGA, diciamo, con quattro colori rappresentabili a schermo, un po' come se fosse appunto la remastered di un videogioco del 1987. In realtà Eternal Castle non è una remastered, è un gioco nuovo, nel titolo insomma hanno fatto un po' una burla. È un'idea molto interessante, parzialmente riuscita poi alla fin fine, però è così originale, così interessante che io alla fin fine vi consiglio di dargli un'occhiata. Ed arriviamo ad Eternity, The Last Unicorn. E ve lo dicevo che sarebbero arrivati voti bassi, ragazzi, 1 su 6. Questo è uno dei videogiochi più brutti che ho avuto modo di giocare nell'ultimo periodo. Che poi la domanda potrebbe essere, dato Bugs, ma per quale sadica motivazione hai accettato di ricevere la chiave di gioco di un gioco che ti aspettavi fosse brutto? Questo è il punto, io non mi aspettavo che fosse così brutto, perché mi aspettavo un gioco graficamente obsoleto ma molto curato. Ok, cioè curato da dei ragazzi che si stanno buttando ora nel mondo del videogioco e che nonostante dei limiti tecnici magari erano riusciti a fare un gioco interessante. E invece no! Eternity The Last Unicorn è pessimo sotto ogni punto di vista, a partire dal fatto che la grafica obsoleta è accompagnata da pessime animazioni che rendono largamente ingiocabile il tutto, soprattutto se consideriamo il fatto che il tutto è abbinato ad una gestione della telecamera che è veramente pessima. I combattimenti sono privi di spessore, la storia è assolutamente infima, la progressione assolutamente noiosa. Insomma, Eternity The Last Unicorn è un videogioco che boccio sotto praticamente ogni punto di vista e si prende uno dei miei rarissimi 1 su 6. Non rarissimi in quanto non ci sono videogiochi da 1 su 6, ma in quanto in generale quando un videogioco già si presenta brutto lo rifiuto a prescindere. Invece in questi casi ci sono cascato, mi è arrivato il gioco e purtroppo mi dispiace, che poi a me dispiace anche stroncare un videogioco di magari no ragazzi che ci mettono tutta la buona volontà. Però ragazzi, se voi lo vendete su Steam, mandate le chiavi di gioco per recensirlo e poi vi beccate ste recensioni. Parentesi, su Metacritic ha 39 su 100 The Eternity The Last Unicorn, cioè loro lo hanno mandato anche alle riviste specializzate. Ragazzi, è andata così, mi dispiace. Far Cry New Dawn. Ragazzi, anche in questo caso il voto, come potete vedere, è parziale, perché perdonatemi ma non sono riuscito a finirlo. Insomma, in generale non è il peggior Far Cry New Dawn, assolutamente molto più valido di Far Cry Primal, però ecco, considerando gli spin-off, potremmo considerare Far Cry Blood Dragon un ottimo spin-off, Far Cry New Dawn uno spin-off, diciamo così, accettabile, apprezzabile, se non altro per il fatto che è stato venduto a prezzo ridotto. Arriviamo a Gathering Storm, l'espansione di Civilization 6. Il voto all'espansione è 5 su 6, ma vi ricordo che Civilization 6 nella sua interezza ha il 6 su 6 con dato Bugs Approved, peraltro arrivato il secondo posto dei giochi dell'anno del 2016. Gathering Storm è un'ottima espansione, inserisce i disastri naturali e insieme ad essi tutto un sistema basato appunto sull'ambiente. Praticamente ci sono diverse strutture, diverse unità che necessitano di energia e per produrre questa energia uno dei modi più facili è appunto costruire delle centrali di carbone o a petrolio. Tali centrali però ovviamente produrranno CO2, quindi produrranno inquinamento che aumenteranno la possibilità dei disastri.
A tutto questo ovviamente si abbina l'inserimento del Congresso delle Nazioni Unite con annessa vittoria diplomatica e ovviamente l'equilibrio che si ha con la produzione di CO2, con i disastri nucleari e quant'altro ovviamente va ad influire sul potere diplomatico a nostra disposizione. Insomma, veramente un'ottima espansione se avete già Civilization 6 da prendere al volo. Passiamo a The Gardens Between, pregevolissimo puzzle game basato sul riavvolgimento del tempo con un'estetica molto molto curata che si prende un 4 su 6 con il dado Box Approved e rimaniamo in ambito indie passando a Gris, 6 su 6, dado Box Approved e videogioco indie che reputo assolutamente un'opera d'arte in movimento. Un videogioco del quale ho curato una ricca recensione proprio su questo canale che vi consiglio vivamente di vedere, sul quale non voglio stare più di tanto, non perché non lo meriti, ma perché appunto ho dedicato un ampio approfondimento a questo videogioco che ritengo essere una delle sorprese, se non la sorpresa più splendida di questo inizio 2019. Passiamo a Jagged Alliance Rage, voto 2 su 6. Mamma mia ragazzi, che disastro! Io sono un grande appassionato degli strategici a turni a livello di singola squadra, a partire da XCOM, ma ovviamente anche i precedenti Jagged Alliance giocati ai tempi. Ma questo nuovo è assolutamente un disastro, non funziona da un punto di vista né tecnico né proprio tattico. È una progressione assolutamente lenta, noiosa e in alcuni casi anche molto confusionaria. Un pessimo strategico, veramente un pessimo strategico. Metro Exodus. Che bel gioco Metro Exodus. Purtroppo per alcuni problemi non riesce ad elevarsi nell'Olimpo di videogiochi senza tempo ed è un gran peccato. Anche di Metro Exodus ho curato un ricco approfondimento nel quale vado ad analizzare pregi e difetti di un titolo largamente imperfetto, ma sotto determinati punti di vista ampiamente affascinante. Mutant Year Zero. Rimaniamo in ambito di strategici a turni a livello di singola squadra e qua siamo su livelli senza dubbio migliori rispetto al precedente che abbiamo visto. Peraltro Mutant Year Zero è un videogioco che si controlla veramente bene con il pad, quindi assolutamente se giocate su console prendetelo seriamente in considerazione, peraltro è inserito anche in Xbox Game Pass, ma da ambientazione, storia, gestione tattica degli elementi, un ottimo videogioco che si attesta anche su una longevità più che buona. A Plague Tale Innocence, voto 5 su 6 dato Box Approved. Ecco, questa è un'altra grande grande sorpresa. Io onestamente avevo gli occhi puntati su questo videogioco da molto tempo e lo avevo inserito in testa tra i videogiochi che avrebbero potuto stupirci e nonostante questo ne sono rimasto comunque stupito. Questo per farvi capire che gran lavoro che ha fatto Asobo Studio. Un viaggio di due fratelli nel mondo della peste della Francia medievale, mai scontato, mai banale, molto intenso, in linea definitiva veramente consigliato. Passiamo a Pray for the Gods, un titolo che ancora è in early access ed è questa la motivazione per cui il voto, il 4 su 6, è parziale, perché ancora deve essere completato questo videogioco, ma già per ora è veramente interessante. Praticamente si tratta di un videogioco ibrido tra The Legend of Zelda Breath of the Wild e Shadow of the Colossus, ovviamente che non raggiunge nessuno dei due titoli per qualità di esecuzione, ma che nel suo essere ibrido riesce a proporre una formula molto interessante. Dategli un'occhiata. Passiamo a Rage 2, un videogioco che si divide dall'essere un FPS incredibile, dall'intensità straordinaria, che però viene combinato ad un open world estremamente tedioso, noioso, in una parola, estremamente mediocre. Il prodotto finale è un videogioco che in linea di massimo rimane interessante, ma che rimane lontano dalle vette toccate da altri FPS contemporanei come Doom o Wolfenstein 2. Resident Evil 2 Remake. Ah, come fare un remake? Un videogioco che ripropone in tutto e per tutto l'atmosfera del 2 del 1998, ma che lo rinnova con grafica e soprattutto con gameplay moderno. Un videogioco fatto veramente bene, consigliato senza riserve, anche se non avete mai provato un Resident Evil.
Ed arriviamo a Sekiro, l'esperimento di From Software che si allontana dalla formula dei Souls-like per proporre un videogioco action dalla grande mobilità e dal combattimento all'arma bianca impeccabile. Sekiro, dal mio punto di vista, è un titolo estremamente riuscito, tecnicamente molto superiore a qualsiasi altro titolo From Software, ma che, vi confesso, nei miei gusti personali, si classifica quarto tra i titoli di From Software. Quello che vi sto dicendo chiaramente è una mia opinione strettamente personale, però nei miei gusti Sekiro viene dopo Dark Souls 1, Dark Souls 3 e Bloodborne. Non mi ha fatto impazzire la storia, non mi ha fatto impazzire l'ambientazione, ma questo dipende ovviamente dai miei gusti nei confronti dell'ambientazione giapponese feudale, e non mi gusta neanche tantissimo la progressione del gioco basata interamente sulla spada. Questi però sono gusti assolutamente miei personali, ciò non toglie che Sekiro sia, come potete vedere, uno dei pochi 6 su 6 rilasciati finora, uno dei candidati numero 1 a possibile gioco dell'anno e, in via definitiva, un videogioco che rappresenta sicuramente un must have. Passiamo a Slay the Spire, un videogioco che mescola la formula dei roguelike a quella dei card game, molto molto apprezzabile. Peraltro è disponibile all'interno di Xbox Game Pass per PC, quindi dategli un occhio. Sunless Skies, videogioco al quale non ho dedicato abbastanza tempo come avrei voluto. Si tratta di un gioco di ruolo, anche in questo caso con meccaniche roguelike, ambientato nei cieli della Londra vittoriana. Molto interessante. Tropico 6, altro gestionale che, ragazzi, questi sono giochi lunghi, purtroppo non ho avuto molto tempo per dedicarmi per bene a questi giochi, però in linea di massima sono comunque apprezzabili. Tropico 6 è il ritorno in grande stile, insomma, di un gestionale molto amato, molto apprezzato, che ci mette a capo della proverbiale isola delle banane, per così dire. Ed infine Wargroove, apprezzabilissimo, strategico in stile Advance Wars, praticamente un gioco Nintendo non sviluppato da Nintendo. Molto molto bello, disponibile sia su PC che per console, e anche in questo caso il mio consiglio è di tenerlo d'occhio. A tutti questi videogiochi si aggiunge una honorable mention, potremmo dire, che è My Friend Pedro, che è un videogioco che è uscito proprio in questi giorni. Ovviamente non ci ho ancora giocato, però dato che voglio giocarci e dato che poi probabilmente per parlarvene ci vorrà poi settembre, probabilmente, cioè non so, non credo di comprarlo ora, e, insomma, mi dispiaceva non parlarvene, non inserirlo in questo video, già che è appena uscito, insomma. Ragazzi, mamma mia, che corsa, che maratona incredibile che abbiamo fatto, erano veramente tantissimi videogiochi, come avete potuto vedere, parecchi di questi ovviamente, insomma, non li ho portati a te, non sarebbe stato umanamente possibile finirli tutti, avete visto che ci sono tantissimi assenti, Kingdom Hearts 3, Devil May Cry 5, tanti altri che ora mi vengono in mente, ci sono tanti assenti ovviamente. Questi sono i videogiochi che io ho giocato, quelli che ho provato e finito a seconda dei dadi, se gialli o rossi. Spero vivamente, insomma, che questo video possa essere il più utile possibile un po' a tutti voi per avere un'idea, insomma, di giochi da recuperare, insomma, in questi mesi. E niente, ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere nei commenti quali sono i giochi che più vi hanno colpito, sia da me elencati, sia tra quelli che voi avete giocato in questi primi 6 mesi del 2019, e io, detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti, ragazzi, alla prossima, ciao!